Radiolinea numero uno, molto bene, quasi in chiusura della prima ora, delle due previste, poi anche la domenica, in replica la rubrica del futuro, i lavori del domani. Domani lavoro, hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori? Grazie Camilla, su uno sguardo alle nuove tendenze nel mondo, nel mercato del lavoro. Vedo un, vedo uno Zagoro determinato oggi. È la seconda volta che allungo gli occhi e dice: no, faccio io. E dice Ruben: lascia stare, ci penso io. Come quegli attaccanti. Prego, sì, sì, tocca a me. No, ragazzi, anche ci tengo particolarmente a questo nuovo lavoro perché è un lavoro che ho proprio inventato io. Ok. Sì, quindi è il sostenitore di incomprensioni. Sì. Praticamente sono figure professionali e ad alto livello. A partita io. C'è anche un albo professionale, immagino. Sì, 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 assolutamente. No, non scherziamo, ragazzi. No, no. Il sostenitore di incomprensione. No, prego. Il sostenitore di incomprensione praticamente si infilza durante liti. Incomprensioni appunto tra coppie, ditte, agenzie, ed è lì a sostenere il valore dell'incomprensione, cioè a far sì che non sempre si trovi un accordo. Ah, è importante che a seminare zizzania deve tutto saltare tutti gli equilibri, è un tutelatore di liti. Okay. Sì, perfetto, vedo che avete ho già molte prenotazioni. Certo. Vi dico la verità, mi sta andando molto bene. Okay. Benissimo. Il nuovo lavoro di Zagro, sostenitore di incomprensione, tutelatore di liti. Prego. Io invece, come al solito, cerco di spargere ottimismo. Giovane, stanco di trascorrere le tue giornate a casa privo di desideri e attese? Hai capito che non era poi conveniente quel corso per diventare telegrafista? 5.000 euro buttati? Non ti preoccupare, il futuro ti viene incontro, trova lavoro come pupazzetto da auto. I primi legali fidanzati, i primi legali tra innamorati, un cosino morbido che si tiene in macchina, davanti, dietro. Dai, proponiti nella versione cuore lilla con scritto t'amo per sempre, oppure orsetto rosso con magliettina bianca e un grande cuore disegnato sopra per arcobaleni, luccichini, quartetto cetra e nuotatrici di sincronizzato, oppure lucertolina profumata da cruscotto che di notte è fluorescente e fa apparire la scritta t'amo nonostante tutto. Anche vai piano. Qui in radio a 2.500 euro il magico kit per diventare pupazzetto d'auto. E vi regaliamo la ventosa. Una parola. Giovane, hai perso tutte le occasioni della tua vita? Questa afferra al volo. Domani lavoro. Hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori?